attività turistiche che sono state anche quelle tra le più penalizzate. Abbiamo stanziato un bando per 350.000 euro di voucher per chi nell'ambito delle attività turistiche utilizzasse e spendesse queste risorse per tecnologia, quindi in qualche maniera chi si è dotato di strumenti tecnologici che gli consentiranno di superare meglio, diciamo, il momento di crisi o contribuiranno a superare il momento di crisi. Quindi in qualche maniera abbiamo fatto tante iniziative che riteniamo siano state utili al sistema economico del nostro territorio, che è ovviamente un sistema economico che, devo dire, mostra luci ed ombre anche in ottica di pandemia, perché il nostro è un territorio dove abbiamo avuto, come io spesso dico, la crisi è stata asimmetrica. Abbiamo avuto, come dicevo poc'anzi, settori che hanno molto patito, quindi commercio, artigianato, tutti coloro che sono stati chiusi, il turismo, pensate agli alberghi che hanno lavorato praticamente negli ultimi 2 anni, sono stati 15 mesi chiusi, tra 10 mesi dell'anno 2020 e 5 nel 2021. E altri settori invece, devo dire, che il nostro territorio hanno avuto l'opportunità addirittura di accrescere i propri fatturati. Penso tutta la filiera agroalimentare, che ha lavorato molto bene, e per filiera intendo quindi non solo le aziende dell'agroindustria ma anche quelle legate all'imballaggio, alla logistica, al packaging. Insomma, c'è stato comunque, grazie a Dio, nella nostra provincia anche ambiti in cui si è lavorato molto. Una riflessione, se mi consentite, la farei sul mercato del lavoro, che anche in provincia di Salerno, come in tutta Italia, ha mostrato un modificarsi che non ci attendavamo. Voi sapete che c'era il blocco dei licenziamenti ed eravamo tutti preoccupati che quando il blocco dei licenziamenti sarebbe terminato si aspettavano tantissimi fuoriuscite dal mondo del lavoro. Al contrario, quello che riscontriamo è la carenza notevolissima di professioni ricercate dalle imprese ma che non si trovano, quello che si chiama mismatching, e si è fortemente ulteriormente acuito dopo la pandemia, dove indiscutibilmente la digitalizzazione ha avuto un'accelerazione che tutti abbiamo toccato con mano, e le imprese oggi vogliono sempre profili di persone che abbiano certe competenze digitali e in certi casi anche green, che non sono ritrovabili sul mercato. La vera diciamo, battaglia è quella di adeguare più velocemente possibile i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro corre e si adegua a quelle che sono le nuove aspettative, e chi fa formazione deve essere in grado di stargli dietro. Presidente, tra i bilanci di questa conferenza, insomma, c'è anche quella di una battaglia che si trascina da tempo e che sembra finalmente ormai essere arrivare, diciamo, alla conclusione vittoriosa, quella dell'aeroporto. Ma guardi, allora, sull'aeroporto io vorrei spendere innanzitutto il ruolo della Camera di Commercio. È stato negli anni un ruolo importante. Io devo dare atto ai miei predecessori, non li cito ma tutti, negli ultimi 20 anni, di aver combattuto per questo aeroporto. Oggettivamente l'aeroporto di Salerno da solo non avrebbe avuto le forze né economiche né le conoscenze né il know-how per poter avere un futuro solitario, quello che si è generato è stato finalmente un'operazione, come io dico, win-win, dove vincono tutti, che è stata la fusione con GESAC, con la società di gestione dell'aeroporto di Napoli, che vorrei ricordare è detenuta all'83% da F2I Aeroporti, che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti. F2I Aeroporti, oltre GESAC, ha ormai gli aeroporti in Sardegna, ha il 40% dell'aeroporto di Milano e Malpensa e Linate, a Torino, a quote in altri aeroporti. Quindi è una società che ha dedicato, è un fondo che ha dedicato grande attenzione al sistema aeroportuale italiano, per cui voglio dire, per dire che dietro c'è una solidità importante, e questo ha fatto sì che ovviamente nell'operazione di fusione il consorzio aeroporto di Salerno ha il 5% di GESAC, quindi della società di gestione, che in questo caso è l'unica dei due aeroporti campani, e vi assicuro che anche dal punto di vista, diciamo, economico è stato un buon affare, perché GESAC è una società assolutamente
di grande qualità, condotta molto bene e con risultati al netto del periodo Covid molto molto interessanti sotto il profilo economico. Quindi tant'è vero che adesso sono iniziati i lavori di allungamento della pista, i lavori proseguiranno al netto di quelli che possono essere qualche intralcio legato a qualche ricorso, come sempre c'è in Italia, ma sappiamo che questo uno lo mette nel conto, ma credo che il futuro dell'aeroporto ci sia. Voglio solo segnalare che, visto che lei me l'ha chiesto, noi come Camera di Commercio, da me presieduta, avemmo un problema all'inizio. Bisognava ricapitalizzare la società per poche decine di migliaia di euro. Contro il parere dei revisori dell'epoca, noi ci siamo assunti l'onere di farlo, perché altrimenti veramente avremmo messo a rischio il fallimento dell'impresa, anche sapendo che qualcuno avrebbe potuto fare ricorso alla Corte dei Conti. E così è stato. Io ricordo all'epoca che la somma era intorno ai 60.000 euro, che i membri di giunta e il sottoscritto si assunsero la responsabilità ovviamente di versare in modo tale che fosse azzerato il capitale, non ci fosse capitale negativo. La Corte dei Conti è intervenuta e, valutata la cosa, l'ha archiviata perché ha ritenuto corretto il nostro comportamento, che avrebbe messo a rischio anche i 40 milioni del Sblocco Italia che erano stati stanziati per l'aeroporto di Sai. Lo dico perché, come vedete, a volte bisogna avere anche il coraggio di prendersi delle responsabilità, perché se in quel momento non fossimo stati coesi come giunta camerale di Salerno e davanti a qualche osservazione dei revisori che non avevamo ritenuto oggettivamente condivisibile, noi ci siamo assunti la responsabilità. Loro hanno fatto la segnalazione alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti ha detto che abbiamo fatto bene, giusto perché certe cose ogni tanto vanno raccontate. Su queste polemiche per l'attribuzione dei seggi, ma guardi, le polemiche, allora, un'associazione si ritiene danneggiata, ha fatto il suo esposto. Io ho grande fiducia negli uffici, noi come parte politica non entriamo nel procedimento di rinnovo dei seggi, del consiglio, perché è un'attività che fanno gli uffici. C'è un responsabile del procedimento, vedremo. Io sono molto fiducioso, sono molto sereno, ma perché devo dire ho grande stima e fiducia dei funzionari della Camera di Commercio di Salerno. Presidente, come ritiene questa ultima ordinanza del Presidente della Regione Campania può essere ovviamente per il tessuto? Allora, il Presidente della Regione Campania è stato sempre criticato nel periodo del lockdown perché sembrava sempre troppo prudente e troppo restrittivo. Storicamente, fino ad oggi, i fatti gli hanno dato sempre ragione, perché sapete che molte iniziative del Governo nazionale hanno seguito quelle della Regione Campania a partire dall'8 marzo 2020. Quindi credo che un po' di cautela e di attenzione, io capisco che le categorie economiche si sentono toccate, purtroppo è ovvio che chi ha contatti col pubblico in qualche maniera è il più danneggiato, è stato così da sempre, non a caso sono state le attività che sono state chiuse. Ora, se ho capito bene, si riguarda strettamente il periodo di Capodanno, delle feste, di non fare alcune cose, non di chiudere. Lo so, potrebbe sembrare un sacrificio, io dico solo che c'è stata ripresa economica quando la pandemia è stata messa un po' sotto controllo. L'Italia ha mostrato, diciamo, in questo anno saper fare le cose e farle bene, lo dimostra l'Economist che ieri ha premiato e ha detto Italia paese dell'anno, grazie anche alla guida del Presidente Draghi. Vede che il Presidente Draghi è stato già criticato perché adesso vuole mettere i tamponi all'ingresso di chi viene dall'estero in Italia. Anche lì il Ministro Garavaglia si è un po' risentito di questa iniziativa, dicendo che non era stata concordata perché va a impattare sul turismo. Però dobbiamo essere certi di una cosa. L'equazione è meno contagi, meno pandemia, più economia. Questo dimostrano i fatti. Per cui un po' di prudenza a volte dobbiamo, come dire, un investimento sul futuro, perché se non avessimo avuto in Italia una campagna vaccinale che ci porta all'86-87% della popolazione che almeno la doppia dose, noi oggi non potremmo dire di essere il primo paese d'Europa sia come
minori contagi, sia come maggior aumento del PIL. Quindi voglio dire, come vedete, al netto dell'umore del momento, poi alla fine contano i numeri.